Bentrovati alla nostra consueta pagina sportiva che apriamo con una notizia importante perché il consiglio direttivo della Lega nella riunione di oggi pomeriggio ha preso atto delle società ammesse dal Consiglio federale e ha provveduto alla composizione dei gironi dei campionati di prima e seconda divisione per la stagione sportiva 2009-2010. Notizia che abbiamo appreso circa 20 minuti fa. Per quanto riguarda i gironi, andiamo subito ad illustrare il girone A, girone dove sono state inserite le Umbre, Perugia e Foligno. Girone A, che dicevamo, è composto da Alessandria, Arezzo, Benevento, Como, Cremonese, Figline, appunto il Foligno, il Lecco, il Lumezzane, Monza, Novara, oltre che Paganese, Pergocrema, il Perugia, Pro Patria, Sorrento, Varese e Viareggio. Per quanto riguarda l'altra Umbra di Lega Pro, parliamo della Ternana, è stata inserita nel girone B. Girone che è composto da Andria, Cavese, Cosenza, Foggia, Giulianova, Pescara, Delfino, Pescina, Valle Giovenco, Porto Gruaro, Potenza, Ravenna e Real Marcianise, oltre che a Reggiana, Rimini, Spal, Taranto, appunto la Ternana, il Verona e il Virtus Lanciano. Per quanto riguarda la seconda divisione, il Gubbio è stato inserito nel girone B, e seconda divisione che è suddivisa in tre gironi, il girone A, il girone B e il girone G. Dicevamo appunto i rossoblù, la società gubbina è stata inserita nel girone B assieme a Bassano Virtus, a Bellaria Egea Marina, alla Carrarese, al Celano, alla Collegiana, al Fano, alla Giacomenza, all'Itala San Marco, alla Sporting Lucchese, alla Nocerina, al Poggi Bonzi, al Prato, alla Provasto, alla Sacilese, al San Marino, alla San Giovannese e alla San Giustese. Quindi dicevamo, ricapitolando, per la prima divisione Perugia e Foligno inserite nel girone A, mentre la Ternana nel girone B. Per quanto riguarda la seconda divisione, Gubbio inserito nel girone B. È una notizia che è arrivata appena 20 minuti fa qui in redazione. Torniamo alle Umbre di Lega Pro, parlando di Perugia, perché oggi c'è stata la presentazione di Luca Lacrimini, nei giorni scorsi quella di Roberto Menassi e Salvatore Del Sole. Vediamo il servizio della presentazione di Luca Lacrimini. Nell'economia di un campionato avere questo tipo di calciatori secondo me è fondamentale, è una rosa importante. Ma ci conosciamo, cioè, ci conosciamo telefonicamente da qualche anno, però ci siamo visti in faccia, giustamente, perché ora finalmente, cioè, ci vediamo in faccia, insomma, sembra realtà. È stata dura, però le cose belle, insomma, vanno sofferte, come si dice, quindi l'importante è il risultato finale. E oggi, insomma, sono orgoglioso, insomma, di essere qui, perché voi sapete quanto ci tenevo io a essere qua. E niente, sono contento. Raccontaci un po' questa settimana di attesa prima di No, settimana d'attesa è stata terribile, perché ho pensato ormai che era saltata di nuovo, perché ho detto vabbè, nel destino proprio, cioè, ho detto, vabbè, mi sono messo l'anima in pace, ho detto vabbè, mi preparo per partire e andare giù a cava, perché non è. E invece poi alla fine c'è stato sto colpo di coda all'ultimo momento, e niente, ho preso la macchina, sono partito. Fortunatamente sto vicino, perché sennò sai i chilometri che devo fare. Il direttore purtroppo stava facendo il suo lavoro, mi aveva detto com'era la situazione, quindi non potevo neanche disturbare il direttore, di allora, sapevo com'era la situazione, quindi non potevo disturbare nessuno. Noi le nostre cose l'avevamo messe a posto, ci abbiamo messo un minuto, ma questo lo sapevamo, che tra di noi ci saremmo trovati subito. Il problema era l'altra situazione che conoscete tutti, e niente, ci è voluto un po' per sbloccarla, però oggi siamo qua fortunatamente, quindi. È stata la mia prima esperienza da professionista, da ragazzino proprio, e è stata una cosa che mi ha colpito subito a quei tempi lì. Mi ricordo che c'erano le prime squadre di Gaucci, dove c'erano dei giocatori che erano di altre categorie, non tra C1 sicuramente. E da lì è entrata. È il primo anno che addirittura c'è stato il mio allenatore di l'anno scorso, giocava qui Andrea Camplone, quindi figuriamoci i tempi, i Cornacchini, tutta questa gente qua. Io facevo l'allievi, e il primo campionato che ho fatto allievi, e insomma mi sono subito attaccato, perché insomma mi è sempre piaciuto tutto qua, mi è sempre piaciuto in primis dallo stadio, che penso che sia uno dei più belli che c'è in Italia. Quindi giocare qua dentro penso che sia una sensazione che va oltre tante, tante altre situazioni, insomma. Dai, no, del gare è brutto vederla così, eh? Ma tu qualche sacrificio, però va bene, cioè, nulla di. Si campa lo stesso, si campa, però tante volte si campa meglio di emozioni, di soddisfazioni, che di qualche euro in più che magari stai male.
Con quattro infortuni non l'avevo mai avuti da quando gioco a calcio, da quando sono partito da ragazzino, quattro infortuni ho avuto, due volte al ginocchio e due stiramenti, mai successo. Ma tante situazioni purtroppo, sono arrivato con la testa sbagliata laggiù e quando parti male poi è difficile riprendersi a stagione, perché no, io non ho niente da togliere a Cava, perché Cava sta stato bene, si sta bene, una bella piazza, in prestito, quindi. Una bella piazza, no, ma io l'avrei detto lo stesso, perché io lo sai benissimo come la penso. E sono stato benissimo, però sai, sono andato all'ultimo giorno quando pensavo, avevo altre situazioni, tra cui sempre la solita, perché il nostro beautiful ormai era costante. E quindi mi sono svegliato all'ultimo momento, non avevo fatto, con Napoli ho fatto 15, sono partito il 3, poi sono ritornato a casa, poi sono ripartito, tante situazioni, quando tu non parti bene, non fai una preparazione comunque come si deve, e poi i problemi vengono alla fine, quindi ti ripeto, uno dietro un altro come recuperavo, e quindi è stata, però penso che le partite con cui ho giocato, aver fatto anche delle buone partite, insomma, anche l'anno scorso. Intanto per il Perugia domani è prevista la doppia seduta di allenamento sia in mattinata che poi nel pomeriggio, magari con dando maggiore spazio al punto di vista tecnico, mentre nella mattinata il lavoro svolto sarà sicuramente sotto il punto di vista atletico.